Ciao ragazzi, siamo di fronte alla Camera dei Deputati in quanto oggi c'è una manifestazione delle persone contro l'uranio impoverito e siamo qui con una mamma di un ragazzo fantastico perché lo sto vedendo in foto, guardatelo, di nome Emanuele. Secondo te qual è stato la colpa più grave, non averlo comunicato mentre Emanuele primissimo era... io mi ricordo di Emanuele perché lui credeva in quello che faceva, e io gli dicevo ma basta, dico andare in missione, non vedi, dico, e lui mi diceva mamma io credo in quello che faccio, ma credimi, non sarà così, ma non preoccuparti, ma io ero anche tranquilla. Quando poi sapevo che andava, lui era paracadutista, genio, guastatori, quelli che sminavano, che non vedevano le mine, in modo che le persone, i bambini del posto non saltassero per aria. E andava con le maniche corte, mi ricordo, e le mani, diciamo, senza protezione. Ecco. E dicevo, ma Emanuele, è possibile che gli americani, io vedevo, tutti con la... E mi rispondeva questo, mamma, siamo in Italia? Queste parole, lui non si è mai lamentato. E io dicevo, ribellati, no, mi piace troppo quello che sto facendo. E per cui io l'ho lasciato fare, era la sua vita, era la sua... Poi quando ha trasferito in caserma, era in ufficio per 6 mesi, i primi sintomi del male. Lui era un ragazzo di 1 metro, come si vede, 95, giocava a basket, era un grande. Con un certo dolore, la tosse, la classica tosse. Ma non hai la tosse? No, mamma, non preoccuparti, tutte queste cose. Dolore alle ossa, l'abbiamo ricoverato, gli ho detto al dottore. Emanuele non ha più di 6 mesi, e così è stato. Quando è morto Emanuele, quindi parliamo del 2006, lui era la 53esima vittima. Oggi siamo arrivati a 307. Sono un ex soldato in congedo, anch'io ho avuto problemi con l'uranio impoverito, per la precisione ho avuto un tumore alla tiroide. Tra i nostri compiti c'era pure quello di monitorare la fuoriuscita di radiazione da un container. Questo container non conteneva altro che i dardi di proiettili di uranio che i soldati italiani trovavano in Kosovo. Dopodiché nel 2006 questo container è stato smaltito, ma non dagli italiani, sono venuti gli americani, sono venute con le bombole d'ossigeno, sono venuti con le maschere adatte e sono venuti a prendersi questi dardi, ammettendo quindi che l'uranio era stato sparato da loro, ma non solo. La cosa grave è che questo container si trovava all'interno del villaggio Italia, a poche decine di metri da dove noi dormivamo. Il nostro episodio è stato iniziato 7 anni fa, quando mio marito è già morto, però il morto è iniziato nel 2000, che si è ammalato quando è andato in missione di pace su a Sarajevo, è tornato che già si può dire che stava male, abbiamo iniziato là il nostro calvario dopo che ha finito questa benedetta missione, ed è lì che è iniziato a fare entra ed esci dagli ospedali e poi diagnosticato questo posto. Naturalmente i medici appena hanno chiesto del fatto dove che abbia potuto scaturire tutto questo male, loro stessi medici si sono subito praticamente meravigliati, allora è stato questo scaturito del fatto dove è stato, perché è una terra inquinata di queste bombe sparate all'uranio, questi proiettili, che poi sono state anche ricevute dal signor Fini allora nel suo ufficio dicendomi che ci sarebbe stata vicino, sono i suoi ragazzi, che non ci avrebbe mai abbandonato. Ebbene, io ancora aspetto la risposta del signor Fini dopo che ho mandato un casino di email e telefonate fatte, non si è mai permesso di rispondere, questo perché amava tanto i suoi ragazzi. Mio marito fa 6 anni che è morto e io ancora non ho avuto riconosciuto niente, tutto sempre rigettata, tutto. Adesso stiamo andando a fare di nuovo un altro ricorso, tutti i ricorsi ben da pagare, tutto da tasca nostra, e quindi vi lascio immaginare quello che noi stiamo passando. Ho a casa anche 3 figli, tra l'altro, di 25, 22 e 18, tutto sulle nostre spalle, con l'aiuto di nessuno. Quindi noi cerchiamo giustizia, che venga riconosciuta questa causa e per questo dolore che ci venga ricompensato, almeno quantomeno, di esserci vicino lo Stato, almeno questo, di essere vicino ai familiari delle vittime già morti e ai ragazzi che sono ammalati, che non sono pochi. Sono Vincenzo Riccio, sono un ex primo maresciallo dell'aeronautica militare. 3 anni fa mi sono ammalato di
cancro, un cancro rarissimo, un carcinoma neuroendocrino ireale con metastasi al fegato. Io ho fatto durante la mia carriera, che di 23 anni, sono stato 10 anni a Udine in un gruppo radar ed ho lavorato senza nessuna protezione sotto delle antenne accese ad altissima frequenza. Poi sono stato trasferito a Pratica di Mare, dove sono stato inviato per due volte in Iraq per due periodi di 6 mesi e 6 mesi, facendo tutta la trafila delle vaccinazioni. Anche lì ho operato senza essere informato in nessun modo del pericolo che si correva riguardo l'uranio impoverito. Ritorno dalla missione nel 2010, ho cominciato ad accusare i sintomi della malattia, e sono stato operato e mi è stato asportato una parte di intestino e una parte di fegato. Non è stato possibile farmi il trapianto, quindi il problema ce l'ho ancora. Per tutta risposta l'amministrazione mi ha mandato via praticamente. Sono stato fatto non idoneo per il servizio militare e in più sono stato dichiarato non rimpiegabile in nessun ruolo civile. Capite che quindi non ho nessuna possibilità di trovare lavoro. L'unico sostegno economico sono i 20 anni maturati di contributi che mi permettono di avere una minima pensione di 800 euro, ma sono i miei contributi che ho versato. Io non ho avuto nessun risarcimento, nulla di nulla. Secondo te qualcuno sapeva della possibilità che questi armamenti contenessero uranio impoverito e quindi... Era chiarissimo, sin dall'84 l'Italia fu avvisata dell'uso dell'uranio impoverito, il ministro della difesa dell'epoca Mattarella, il presidente del consiglio dell'epoca D'Alema, tutti sapevano. E in più, dopo che è iniziata la missione in Iraq, siccome noi siamo andati a stare dove in posti bombardati durante la prima guerra del Golfo del 91, addirittura l'ONU aveva emanato delle risoluzioni in cui informava i paesi che partecipavano a quella missione che i luoghi erano stati bombardati ad uranio impoverito e che stabiliva delle regole, autoprotezioni adeguate che non ci sono state date, informazione del personale che non c'è stata fatta, delimitazione delle aree che non erano state delimitate nessune aree, tempo di esposizione non esiste. Noi siamo andati là, io personalmente cioè avevo i pantaloni corti e una bella maglietta nera. Poi noi italiani, sai come siamo, andavamo a farci anche le foto sui carri armati, per ricordo. Sono Domenico Leggero dell'Osservatorio Militare e ho avuto l'onore e il piacere di conferire al gruppo 5 Stelle sulla questione uranio. Diciamo che qualcosa è servito, se non altro a carpire l'attenzione. Ci sono state delle proposte politiche che noi esamineremo con la speranza che non siano parole ma fatti e contiamo. Però lo dico con molta franchezza e senza edulcorata ipocrisia sul gruppo 5 Stelle, sul Movimento 5 Stelle, per poter produrre tutta la documentazione di cui si parla in una sede istituzionale che è la Commissione Difesa e quindi andare avanti per trovare una soluzione che possa essere prima di prevenzione, perché abbiamo 9.000 militari in questo momento sul territorio, e poi di vicinanza e rispetto per chi ha già ormai pagato per errori di altri. Lo faccio ancora. Perché portate sempre questi zainetti? Che c'avete dei bombe a mano dentro? A beduino. Che è? Cercherò di fare tutto il mio meglio per riportare giustizia e verità. Giustizia e verità.